concludiamo l'esercizio. 4 piega la seconda per 1.5 alla terza, diviso 6,67, diviso 3,15 alla seconda, da 2,01. Poi le potenze di 10, 10 alla 11 alla terza, 10 alla 33. Diviso 10 alla meno 11 fa per 10 alla più 11, quindi ho 33 più 11, diviso 10 alla 7 al quadrato, tolgo 14 dall'esponente e mi rimane 10 alla 30. Quindi la massa del Sole, 2 per 10 alla 30 kg. Ok? Così in ambito astronomico, se ho un qualsiasi tipo di satellite che ruota attorno a un corpo stellare, un corpo celeste, riesco a calcolare la massa in questo modo. Ok? Basta che abbia qualcosa che gli giri attorno. Tutto chiaro? Sì. Provate a rifare gli esercizi, mi raccomando. Posso cancellare? Sì. Molto bene. Vediamo oggi l'interpretazione della seconda legge di Cicinella. Quando esce che plero ho l'affermazione riguardo alla rapidità con cui il pianeta, vediamo la Terra per fare un esempio, ruota attorno al Sole. Essendo l'orbita ellittica, la velocità sarà diversa in punti diversi. E fatemi fare una X esagerata, qui c'è il Sole nel fuoco. Se il pianeta è lontano, la base del triangoloide che abbiamo è piccola, perché a parità di area questo segmento sarà piccolo. Se invece è al perielio, la base sarà grande, perché l'area viene mantenuta. Okay? A parità di tempi, il raggio che congiunge il Sole e il pianeta copre aree uguali in tempi uguali. Questa è la legge base. Il significato di questa legge è legato al fatto che la forza gravitazionale è una forza centrale, cioè è diretta, devo rifare il disegno, sul pianeta agisce una forza in ogni istante diretta verso il Sole. Questo si dice che la forza è centrale, punta sempre verso lo stesso centro. Quindi F, la forza sul pianeta P, è parallela alla congiungente Sole-pianeta, cioè il vettore che dà la posizione del pianeta. Di solito si indica con F. Ma se questo è vero, indipendentemente poi da come è fatta la forza, basta che sia una forza centrale. Se questo è vero, il momento della forza rispetto al Sole è R vettore F. Quanto vale? Se F è parallelo ad R, il prodotto vettoriale L R per F quant'è? Zero. Ottimo. Perché? Perché vi ricordo, il modulo del momento della forza è la lunghezza di R, la lunghezza del vettore F e il seno dell'angolo tra R ed F. Ma se questi due vettori sono paralleli, significa che l'angolo tra i due è 0 e il seno del 0 fa 0. Quindi in ogni istante del moto del pianeta il momento della forza rispetto al Sole è nullo. Ma se il momento è nullo, dato che il momento è anche la rapidità con cui cambia il momento angolare, questo significa che il momento angolare nel corso dell'orbita è costante, non cambia. Non cambia dal punto di vista vettoriale. Il fatto che il prodotto, che L, che è R vettore MV, è costante, cosa significa? Immaginatevi
il nostro pianeta che gira attorno al Sole. Questo è il raggio vettore R, che dà la posizione di P rispetto a S. Qui tangente all'ellisse ho la velocità. Questi due vettori formano un piano. Due vettori distinti formano un piano. Ok? Il momento angolare è un vettore perpendicolare a questo piano, perché R vettore V è un vettore perpendicolare al piano, dove in questo preciso istante si trovano R e V. Lasciamo perdere il resto. Immaginate di fare una foto al moto della Terra. C'è il vettore R, c'è il vettore velocità istantanei, L è un vettore che è perpendicolare al piano definito da R e V. Siamo fin qua. Ma siccome L è costante, allora il vettore che in questo istante è perpendicolare alla lavagna lo rimarrà per sempre, perché il vettore momento angolare si conserva, dato che il momento della forza è nulla. Quindi cosa significa questo? Che il vettore perpendicolare simultaneamente sia a R che a V mantiene sempre la stessa intensità, direzione e verso. Quindi una delle conseguenze di questa legge è che l'orbita appartiene a sempre allo stesso piano. L'orbita sta tutta in un piano, non può uscire da quel piano, perché se uscisse dal piano vorrebbe dire che la direzione del momento angolare cambierebbe e non sarebbe più vera questa. Se il momento della forza non è zero, se il momento angolare non cambia, il vettore perpendicolare a posizione di velocità rimane sempre dello stesso intensità di direzione verso. Cioè sempre perpendicolare alla lavagna, quindi significa che i vettori R e V si troveranno sempre dentro lo stesso piano, che nel nostro caso è quello della lavagna. Ok? Prima conseguenza importante. La seconda, che è la seconda legge di Kepler, è la seguente. Posso cancellare questa? Anzi no, questa mi serve. Uso questa qui. Prendiamo il Sole, posizione, pianeta, spostamento. Il pianeta si sposta da questa posizione a questa posizione, immaginate un intervallo di tempo molto piccolo. Se qui ha una velocità V, allora lo spostamento delta R vale V per delta T. Immaginate delta t sufficientemente piccolo a fare in modo che questo moto sia rettilineo, se preferite. Okay? Allora, da questa posizione a questa posizione, quale area ha coperto il raggio vettore? Beh, l'area è questa. Giusto? Calcoliamola. Chiamiamola delta A. Quanto vale l'area di questo triangolo? Beh, non so se l'avete già fatto in trigonometria, l'area di un qualunque triangolo è data, lo vedete prossimamente, dal prodotto di due qualunque lati per il seno dell'angolo tra essi compreso diviso per 2. Ok? Probabilmente non l'avete ancora visto. Usiamo la formula vecchia, base per altezza diviso 2. Questa la conoscete? Come no? La base è R, il nostro triangolo ha base R. L'altezza posso prenderla come delta R per, se questo è alfa, il seno di alfa, quindi delta R seno alfa. Il disegno del triangolo. Questo è delta R, questo è alfa, l'altezza, questa è ipotenusa del triangolo per seno dell'angolo opposto per un mezzo, ok? Metà della base per altezza, ma delta R è V delta T,
Quindi ho un merito R velocità per delta t per sen alfa. Ma se osservate, R per V per sen alfa non è altro che R vettore V. Il prodotto vettoriale tra R e la velocità. Ma questa grandezza è imparentata con questa. R vettore V è uguale a L fratto M. Quindi l'area spazzata nel tempo delta t vale un mezzo del modulo del momento angolare diviso la massa. Di conseguenza, fatemelo scrivere da quest'altra parte, qua, la rapidità con cui viene coperta quest'area, cioè quanta area diviso l'intervallo di tempo, vale un mezzo L diviso M. Ma se L è costante, anche questo è costante. Quindi in tempi uguali vengono percorse aree uguali. Se L è costante, significa che la rapidità con cui viene spazzata l'area dal raggio della posizione, raggio Sole-pianeta, è costante. Cioè l'area coperta è proporzionale al tempo trascorso, seconda legge di Kepler. La legge di Kepler è legata al fatto che la porta è centrale e, dato che la forza di gravitazione è centrale, prima conseguenza, l'orbita è planare, sta in un piano, cosa non ovvia. Seconda conseguenza, se congiungo idealmente il Sole e il pianeta, questo segmento, questo vettore, copre aree uguali in tempi uguali. Si dice la velocità areolare è costante. Perché è costante? Perché la rapidità con cui viene coperta l'area è proporzionale al momento angolare, che si conserva perché il momento totale della forza gravitazionale è nullo sempre. Ok, si chiama velocità areolare, o velocità con cui viene percorsa l'area, spazzata l'area, che non si chiama più come vuole. Tutto chiaro? La prima legge invece, ripeto, la vedremo in laboratorio di informatica. Posso cancellare? Oggi passiamo per adesso a un'applicazione un pochettino più tecnica legata ai satelliti artificiali. Vediamo le orbite geostazionarie. Posso cancellare? Sì. Scritto? Sì. Torniamo a quanto visto in realtà poco fa. Immaginate la Terra in una data posizione è un satellite in orbita circolare e supponiamo che sia R il raggio dell'orbita del satellite. Di nuovo vale V quadro uguale a G, in questo caso massa della Terra, diviso R. E sostituiamo sempre a V 4 in greco quadro R quadro T quadro e abbiamo G
massa della Terra su R, da cui abbiamo che R alla terza uguale G massa della Terra diviso 4 pi greco alla seconda per R quadrata. La famosa costante che c'è nella testa del G Keplero è questa. Se lavoro rispetto al Sole, qui avrò la massa del Sole. Quindi la relazione tra il raggio medio, se volete, dell'orbita e il periodo orbitale. Questo significa che cosa? Che più lontano vado dalla Terra, più l'orbita dura, è lunga ovviamente, e più è lenta. Ok? Viene anche da qua. Più grande R, più piccola è V. Satelliti lontani sono più lenti. Ma se io ho bisogno, fatemi fare la Terra un pochino più in grande. Se io sono in questa posizione e ho bisogno di comunicare con un satellite, per me sarebbe l'ideale che lui mi stesse sempre sulla testa, che posso vederlo sempre, perché in generale non sarà così, perché se la velocità del satellite non è quella di rotazione della Terra, io lo vedo rispetto al mio orizzonte, lo vedo salire e tramontare, quindi non lo vedo sempre. Quindi posso comunicare col satellite solo per un determinato numero di ore al giorno, e questo potrebbe essere seccante, specialmente per i satelliti militari. Come si risolve il problema? Beh, vedo se riesco a trovare un'orbita che abbia un periodo di 24 ore. In quel caso ho un satellite geostazionario. Cioè io lo vedo sempre sulla mia testa, perché ruota esattamente nello stesso tempo in cui ruota la Terra. Qui è sufficiente mettere il numero di secondi, fatemi fare un rapidissimo calcolo, 24 per 3600, 86.400 secondi. Ecco, se infiliamo questo numero in questa relazione, troviamo qual è l'altezza, cioè quale distanza dal centro della Terra, attenzione, posso posizionare un satellite allo scopo di averlo geostazionario. È chiaro il concetto? Mettiamo il numero qua dentro, fatemi fare il calcolo di qua. R alla terza vale 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri su chilogrammi alla seconda per la massa della Terra, arrotondiamola a 6 per 10 alla 24 chilogrammi per 86.400 secondi al quadrato diviso 4 pi greco quadro. Qui avremo 6,67 per 6 per 86.400, se non ricordo male, questo teniamolo buono, diviso 4 e diviso pi greco alla seconda. Poi ho 10 alla meno 11 e 10 alla 24 che fa 10 alla più 13, d'accordo, quanto vale, facciamo così, e viene 80. Fatemi rifare il calcolo, chiedo scusa. Quindi qualcosa in 10 alla 22. Qualcuno ha fatto il calcolo? Sì, 10 alla 22. Il coefficiente? 7,56. 7,56 per
10 alla 22 metri cubi. Per avere R devo fare la potenza un terzo di questo. Quindi 7,56 per 10 alla 22. Scusate. Elevato alla un terzo. Viene circa 4,22 per 10 alla 7 metri. No, 10 alla 6 viene 42.000 chilometri. Okay. Quindi rispetto ai raggi terrestri, facciamo una scala di raggi terrestri, 42,2 più o meno, 1,7 diviso 6,37, circa 6,7 raggi terrestri, che è abbastanza lontano. Però in quel modo ho sempre il satellite sulla testa. Qual è il problema? Questo non mi risolve completamente il problema. Perché? Beh, anche se ho il satellite sulla testa, questo non mi consente di comunicare con chi sta qua sotto. Ne ho bisogno almeno di 3 satelliti. Il numero minimo è 3. Per il sistema, questi sono quelli che formano il sistema di navigazione satellitare, che in origine si chiamava Navstar GPS. Dopo questa parte è caduto. Adesso sono circa una trentina di satelliti per coprire ogni parte del pianeta. E, ahimè, domanda, qui a Monfalcone possiamo avere un satellite geostazionario? Supponete che abbiamo fondi illimitati, possiamo costruirci l'astronave, mettere in orbita del satellite, però lo voglio sempre sopra la mia testa che sto a Monfalcone. Se sarà scarso di qualche metro, sì. Lui dice di sì. Ahimè, non è così. Perché? Chi è che ha? Lui tiene un pallone, posso usare un casco? Il primo. Immaginate questa sia la Terra. Ok? L'orbita del satellite è la stessa orbita che avrei se la Terra fosse concentrata in un punto. Giusto, abbiamo visto la volta scorsa. Ma se la Terra è concentrata in un punto, significa che il piano dell'orbita del satellite è un piano che passa per il centro della Terra. Okay. Quindi l'unica orbita geostazionaria possibile è un'orbita per un punto che sta sull'equatore. Perché è il solo punto, nessun insieme di punti, che può essere proiettato fuori dalla Terra su un'orbita il cui piano passa per il centro. Se non sono, vi spiego meglio, immaginate questa sia la Terra, questa è l'equatore. Sui poli, questo è l'equatore. Se ho un piano in orbita complanare all'equatore, questo punto vede sempre il satellite sulla sua testa. Ma se sono qui, non è così. Questo non sarà mai sulla mia testa. Se voglio un'orbita che interseghi questo punto, okay, questa gira attorno alla Terra in 24 ore, certo,
ma mentre il satellite segue un piano di questo tipo, questo punto segue un orbita di questo tipo, gira attorno all'asse terrestre. Quindi a un certo istante il satellite, ahimè, va sotto l'orizzonte in ogni caso. Quindi ne ho bisogno, se non sono sull'equatore, ne ho bisogno di tanti di più per riuscire a vedere di sempre. Poi se voi incontro loro, poi comunicano con me. Posso avere realmente geostazionari solo all'equatore, in altri punti no. Cioè posso farli ruotare attorno alla Terra in 24 ore, ma non ho speranza di vederli sempre sulla mia testa. Volevo parlare anche dell'energia, ma ahimè lo faremo la volta prossima. Potete per esempio fare il problema numero 45 a pagina 299, che parla proprio dell'orbita geostazionaria. Ok, provate a farlo a caso, poi ne parliamo la volta prossima. Sono domande? No, sono domande.